meglio. Chiediamo una particolare attenzione all'innovazione in questi servizi. Ci sono tantissime attività che possono essere messe in piedi con degli start-up che coinvolgano i giovani e che coinvolgano anche eventualmente nella parte occupazionale proprio quelle fasce in difficoltà, ne discutevamo qualche settimana in quest'aula, dei lavoratori maturi, cosiddetti disoccupati. Ovviamente raccomandiamo, chiediamo che ci siano tutti gli strumenti della trasparenza per far funzionare queste iniziative e che ci sia un reinvestimento degli utili a beneficio del bene culturale stesso, perché questo genera sempre nuova economia. E infine il tema Consip o Ales è il tema anche caldo di queste mozioni. L'invito è a fare in modo, ripeto, che ci sia la possibilità di scegliere qual è il miglior sistema per far funzionare i beni culturali a beneficio, ripeto, delle popolazioni e degli utenti. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Borghesi, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Noi partiamo da una situazione che vede una mancata valorizzazione e manutenzione di tutto il nostro patrimonio e di conseguenza appunto un progressivo degrado di tutto il nostro patrimonio artistico. Il ministro Franceschini già lo scorso anno aveva annunciato un programma per il completamento dell'organizzazione del Ministero da lui guidato, che avrebbe dovuto prevedere misure trasparenti e accessibili al pubblico per lo svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi aggiuntivi dei musei. Questo programma era stato sviluppato insieme alla Consip e prevedeva tre linee di intervento per il rilancio appunto dell'offerta culturale e della qualità dei servizi museali italiani. Tuttavia però, a distanza di un anno, non risultano ancora espletate le gare per l'affidamento di tali servizi. E ci terrei a sottolineare che i contratti in gestione dei servizi aggiuntivi dei beni culturali risultano quasi tutti scaduti dal 2009 e prorogati contro ogni norma nazionale ed europea sulla concorrenza, tant'è che anche l'autorità garante della concorrenza e del mercato dell'Unione Europea ha espresso una severa critica in merito. Sottolineo anche il fatto che il mancato svolgimento delle gare e la gestione dei servizi in oligopolio e in regime di proroga delle concessioni creano enormi danni economici alle casse dello Stato e quindi a tutta la collettività. Quindi siamo partiti da questa situazione che sicuramente non è buona. Con la nostra mozione avevamo chiesto al Governo di procedere con la massima urgenza ad indire le gare d'appalto per la gestione dei servizi museali e ad abbandonare definitivamente la prassi delle continue proroghe delle concessioni alla scadenza dei contratti di gestione degli appalti dei servizi nei poli museali. E diciamo che queste prime due nostre richieste hanno avuto il parere favorevole del Governo. Non riusciamo a capire come mai le altre richieste che sono presenti nella nostra mozione, che ci sembrano sacrosante, ossia quella di inserire online nel sito del Ministero le convenzioni con i privati per la gestione dei servizi aggiuntivi allo scopo di garantire il diritto dei cittadini di essere pienamente informati e di inserire online sul sito sempre del Ministero la rendicontazione annua delle spese dei servizi aggiuntivi eventualmente affidati direttamente ad Ales, così come quella di riferire annualmente al Parlamento sulle convenzioni in essere per la gestione dei servizi aggiuntivi. Scusami Borghesi, parola Palesi. Prego. Così come dicevo, quella di riferire annualmente al Parlamento sulle convenzioni in essere per la gestione dei servizi aggiuntivi museali e i servizi di biglietteria, le gare espletate e i servizi eventualmente affidati direttamente ad Ales, non sono state accolte. Quindi con un parere per queste ultime tre negativo, noi prendiamo atto che il Governo predica una trasparenza che nei fatti poi non c'è, perché dandoci parere direttamente negativo su cose che, su tre punti che sono assolutamente sacrosanti, dimostrano, a nostro modo di vedere, una non volontà di procedere con la trasparenza tanto millantata da Renzi e dal Ministro. Quindi ci troviamo ancora oggi in una situazione in cui i bandi sono scaduti, le gare devono essere ancora state fatte e quindi speriamo che almeno questa nostra mozione possa essere d'aiuto per sbloccare questa situazione. Comunque siamo assolutamente insoddisfatti del parere che il Governo ci ha dato. Grazie. Grazie a lei. È scritto a parlare l'onorevole Mazziotti di Celso, ne ha facoltà. Scusi, onorevole Mazziotti, le chiedo scusa. L'onorevole Lenati è ancora in aula?
Recuperiamo un paio di minuti, scusi onorevole Mazziotti, l'onorevole Nati che era decaduto prima e poi le do la parola. Cerchiamo di essere contenuti, onorevole. Prego. Sarò molto rapido, grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. Il settore dei servizi gestionali, amministrativi e culturali nei principali complessi museali in Italia vive da diversi anni una situazione di stallo, come ricordavano i colleghi che mi hanno preceduto, e molti dei principali monumenti e musei del nostro Paese sono gestiti in regime di proroga, in contrasto con la vigente disciplina sia nazionale che comunitaria.